Cittadini, cittadini, accorrete numerosi, numerosi cittadini al calderone Falò di San Giuseppe. Cittadini, accorrete all'evento organizzato dal Comitato dei Cittadini e degli Olivicoltori della Conca Varese. Cittadini, non mancate, si mangia e ci si diverte. Lo so che non ci credi che ci so andare, ma ci so andare, caro Tino, ci so andare, caro Tino. Cittadini, cittadini, accorrete numerosi al calderone e il Falò di San Giuseppe. Cittadini, è organizzato dal Comitato Cittadini Olivicoltori della Conca Varese. Si mangia e si diverte. Tino, il dovere ci chiama. E quando il dovere ci chiama? Quinto potere arriva, quinto potere arriva. Tino, ci hanno chiamati per mettere un po' di peperoncino. Tino, dobbiamo mettere un po' di peperoncino in tutti i sensi, A questa prima edizione del Calderone e Falò di San Giuseppe. E secondo te noi un po' di peperoncino non lo mettiamo? Tino? Vuole formalina? Intanto assaggio, ok? Ma la domanda che ti faccio io è un'altra. Non hai mangiato a mezzogiorno? Mi piacciono, ho mangiato, però c'è un debole per le fave. L'hai detto tu, eh? Io l'ho detto. Sono io non ho detto niente, hai un debole per la fava. Sono cresciuto. Allora, coming out, come si chiama il nostro amico? Giuseppe. Cresciuto con la fava, ha un debole per la fava. Fava e cicoria. Ah, con la cicoria. Con la cicoria. La verdura ci vuole sempre con la fava. Con la campagna. Con l'alloro. Con l'alloro, il diavolicchio. Ah. La fin del mondo. Ti lasciamo alla tua fava, eh. Grazie. Non vogliamo intrometterci. Grazie. Ma nessuno ha mangiato a mezzogiorno che facciamo la merendina con il cece, l'oliva, la fava. Io non ho mangiato perché pensavo di venire qui. È previdente, lui è l'uomo del futuro. Ho pensato che venivi tu. E in più? Ho mangiato più fave. Perché io faccio venire più appetito di fava, non lo so. No, appetito nel senso di farti posso? Vedere. Prego, c'è qua quagli. Beh. È un genere. È un genere. Quell'alloro ci sta veramente... Ad hoc. Bravo. Bravo, bravo. Tino, grande solidarietà a Gianfranco che di tutto l'evento è l'uomo che lo tiene in piedi. Qual è il tuo compito? Con la mia altezza proprio in piedi può starci poco. Capiti, non volevo sporterti. A quello bene, piace niente. La fava. E tu in piedi. Giusto, dai. Io che fai? Ho tenuto in ammollo i ceci e le fave per 2 giorni. Sei stato qui tempo. No, devi dire che sei stato. Sei stato qui tutto il tempo. Precisamente. A presidiare i ceci, a presidiare le fave. Anche la notte. Certo, anche il la vigilante. Notte. Il vigilante. Sì, bravo. Sì, sì. Altrimenti qualcuno. Bravo. Quindi questa manifestazione la si deve a te. Ma non solo a me. Sì, ma... devi dire così, che sei stato qua la notte. È vero? Sì, tutto il comitato dei cittadini e olivicoltori della Conca Varese. Altrimenti non si sarebbe potuto fare niente. Anche, altrimenti poi, capito, che questi sono olivicoltori. Sono subito. Bravi, sono bravissimi, Tino, bravi. C'è stata la collaborazione di tutti. Di tutti, quanti siete? Siamo del comitato 11 attivi. Perché ci sono i passivi. C'è qualche passivo, ma 11 attivi. No, sono fatti loro. Ma stai scherzando? Ma sei venuto a toglierti le pieghe qua? No. Stavi dubitando che il presidente te lo avesse messo mezzo vuoto, invece lo vedo mezzo pieno. Chi siete voi? Tino, chi sei tu, Tino? Non lo so. Neanche lui lo sa. Nemmeno lui lo sa. E lei chi com'è la fa? E lei chi siete voi? La fava com'è? Non peccato, sta. Nu picca toast. È la fava, vai esso tu. Dai, la fava un po' dura deve essere. È vero, signora. Silenzio. La fava un po' dura deve essere. Non sproloquiamo. Non sto sproloquiando. No, spappolata. Cioè. Però ecco, non deve, sennò poi che mangi. Non sproloquiamo. È buona, è buona. È buona la fava. È buona. Da casa, noi.
alle mamme, e le mamme, mamma voglio awa, mamma voglio awa, che se gira awa, ma io voglio che da cosa, I want to get da basket stage. Signor, ma perché tu gli dai tutti gli scorsi a tuo al bambino qua? Mi dispiace. Io a mio figlio ci devo dare tutto quel che non ho avuto io. Disgrazio, mamma. Allora, io voglio dire, care mamme, se voi ai vostri figli ci date tutto ciò che non avete avuto voi, le figlie queste, le figlie non ci ingenate, che si ingenate. Caro figlio, sto avuto tutto a te a uno, non stai notte. Fammi vedere il sorriso di chi mangia la fava. Ah, che bello! Una pagnotta pure qua. Te la do volentieri, la do io. No, appoggio qua, sulla bruschetta. Chiudo, a posto. È una questione di equilibrio la vita. Anche il pane, è una questione di equilibrio. I nostri amici. Ciao, che hai visto? Sorridente era. No. Non ti cimentare, direttore. Vedi, poi ci sono le madrine degli eventi. A me hanno fatto fare il padrino, ma come sempre dovevo fare quello che dovevo fare e mi ritrovo invece a cucinare. Prego. Prego, sembra una cosa normale, eh? E vabbè. Ti devi guadagnare la pagnotta, direttore. Che stai facendo? Piano, non si va di corsa. Si girano sotto sopra. Con calma. Scusatemi, ma voi lo distribuite o lo bevete? Guarda come è diventato allora, rosso noi, quello. Noi là. Dal punto di vista tecnico lo somministriamo. Mo tu mi farei una vecchia battuta, quella fatta a Taranto. No, non è vero. Tempo. Non è vero che te la faccio, dai, rispondi senza che io te la faccio. No, in realtà stiamo, se ne devo parlare seriamente, stiamo avendo una bella partecipazione. Ma l'ho visto. Troppo, tanto che noi è il primo falò che facciamo. Quindi è la prima edizione. Esatto, la prima edizione. E l'hai fatta inaugurare a me. Esatto, volevamo che lei venisse. Grazie per potesse lei. In qualche... certo, comunque lei è un giornalista, quindi è giusto. E devo dare... Di un certo spessore. Spesso in tutti i sensi, in 3D, forse anche in 4, ha ragione. E quindi c'è veramente un gran... Ma infatti noi stiamo avendo il problema in questo momento di gestire le code, perché colui il quale è disciplinato e quindi segue tutto il percorso, la via Crucis... Quello Crucis, che invece la via sente Crucis, l'odore della fava e non capisce più sente niente. L'odore della fava e il vino non ci pensa, si e ferma no. Prima. Scusami, prima. Però io... Non lo devi bere tu il vino. Il vino lo devi somministrare. Sei rosso, sei Bordeaux. È una mia caratteristica, purtroppo. Ah. Fai il 4, scusa. Ci sono. Ci sei? E il 4 sbarrato? Non so come si fa. Così qua. Eccolo qua, il presidente. Non a caso è presidente emerito, Tino. Il 4 sbarrato. Tu però non mi convinci. Fai assaggiare. È della Conca Barese? Certo. Siamo sicuri? Giuralo sul comitato. Lo giuro. Bravo. Lello sarà contento, eh? E poi c'è una strana situazione. C'è tra esercente e utente, c'è questo. Tu mi dai una cosa a me e gli te la paghi. È giusto. Quindi noi tu me la dai di quello stato e io te la pago. Vabbè, un gas tu mi dai e io tu pago. L'acqua tu me la dai e io te la pago. Ma la Mondizi no! La Mondizi non la vuoi pagare! Perché io ti do la mondizia a te, ma sei tu che mi dà pagare meno un picco, poco ma mi dà da delle tre. Direttore, dai tempi del cartoncello, del fuoco al cartoncello, della sagra. Tino, dopo il trattore, il tre ruote, perché dobbiamo andare a chiedere a Mimmo il perché di questa prima edizione. Andiamo, Tino, andiamo. Mimmo, prendete e mangiatene tutti. Questo. Vai, non vanno a terra, Mimmo lavorava nel panificio, vai Mimmo, dai, bravo Mimmo. Avete Mimmo. Assaggiato qualcosa? Abbiamo già assaggiato tutto, Mimmo, okay. è tutto buono, anche la fava è buona qua, grazie. Anche la fava è buona. Mimmo, come vi è venuta questa idea, perché questa prima edizione? Perché noi siamo nati da poco, come comitato, siamo nati, da poco. Insomma, c'è cioè qualche annetto in più di te, immagino. Quattro anni. Sempre la stessa età, 56. Sei più giovane di Tino, sei più giovane, poi tranquillo. E quindi siete nati da poco? Abbiamo pensato di fare questa cosa qui perché per la valorizzazione del nostro territorio. Non a caso abbiamo scelto di offrire olive, conca barese, bruschetta con olio locale, fave e ceci e
primitivo, vino primitivo. Tutta la roba. Storia di questo bravo. Territorio. Bravo, questo. Altro che la farina di grillo. Bravo, bravo. Mangiaselo. Approfittatene. 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 Tino, Ezia merita un bacio, Tino, merita un bacio perché mi ha dato la parte migliore del pane, Usquerz, Tino, la parte finale, senti. C'è Siccanaru dietro. Ma non avete mangiato a casa oggi? No, non tanto. Aspettavate quanto, questo sì, momento, assolutamente, è vero. Sì. Cioè qua c'è tutto il territorio in un piatto. Tutto in un piatto. La bruschetta col pomodoro, la fava, i ceci, le olive, perfetto. La conca barese. La conca barese, tutto qua. Tutto qua. Grazie. Prego. Signora, grazie. Arrivederci. Come si chiama questa amica? Quale amica? Tu, come ti Io, chiami? Io, Rosellina. Ah, Rosellina. Grazie perché abbiamo trovato la prima generosissima cittadina della conca barese. Ciao Rosellina, ciao. Attenzione, largo, largo, fate passare il pane. Attento il pane, no, il pane, no. Il pane. Me lo mangio io. Sei venuto con la telecamera a vedere che cadeva il pane. No, non è vero, non è vero, non è vero. Fragrante, vai, non ti preoccupare, qua ci penso io, è caduto, non lo possono mangiare gli altri. Tino, qua ce lo mangio per noi, eh. Beh, vedi, detto, beh, com'è? Salata della conca barese, perché è una meraviglia, Tino, è una meraviglia. Tino, a me il pane piace con l'olio e basta. Me lo metti un po' d'olio? Un po' d'olio, grazie, grazie, grazie. L'olio barese. Tino, questa è anche una festa per raccontare un po' le tradizioni del passato. Quando il pane cadeva, non come oggi si prende e si butta. Assolutamente. Cosa si faceva, Angelo? Si faceva così, questo gesto, poi si baciava e si mangiava. Perché il pane quotidiano, era sacro, è sacro. È sacro adesso, Tino. Sai quanta gente non può mangiare il pane? Quindi non lo buttate il pane mai. Mai, al massimo grattugiatelo e fate le impanature senza andarla a comprare. Il mondo è cambiato in questa maniera, ma anche nell'educazione. Io non lo so, oggi le mamme sono preoccupatissime a quando succede una cosa da casa. Ci cade un stesso pane, se cade un po' di pane per terra, ma no! Il pane, sì, agua, sì, ciao, sì, sì, no, il pane non si tocca, bottolo, bottolo, stanno i microbi. A quando abbiamo ci cadeva un stesso pane in terra, mamma se ci diceva, soffia. Soffiamo e ci mangiamo il pane. È vero che prendevamo migliaia di microbi, ma contemporaneamente producevamo milioni di anticorpi. Ecco perché noi stiamo bel tranquilli, noi ognuno sono tutti delicati, quindi bisogna cercare di capire. Loro sono le vere star di queste manifestazioni, perché stanno dietro, è vero, fanno il lavoro sporco, gli altri mangiano, si divertono e voi lavorate, è così. Non fa niente. Si fa per il bene della tradizione, della cultura. E per mio nipote. Soprattutto. E cosa sta preparando? Panzerotti e pupizze. Aspetta, Tino, che forse la signora non ha compreso. Cosa sta preparando? Panzerotti fritti e le pupizze. Mm. Tino, non ha capito la signora. Fai vedere come si fa. Scusa, e dove stanno i panzerotti? Nudue, no? Ah, là stanno, c'è la mia nipote. Ah, nipote, scusami, nipote. Festa della tradizione, sì. Non poteva che esserci il maestro Pignataro. Certo, grazie. No, il re della tradizione. Ma i tempi come sono cambiati? Ma moltissimo, l'ho detto nel mio intervento. I tempi sono cambiati proprio da così a così, si sono stravolti e rivoltati. Quindi tutto ciò che succedeva prima, adesso lo devi vivere all'inverso. Tant'è vero che io, ancora oggi, per il telefonino, per il computer, sono costretto, nonostante i quasi 80 anni che ho, a chiedere consiglio a mio nipote. Quindi, è vero o non è vero? E c'è quell'aneddoto del pane che a me proprio sta qua. Ora cade il pane, c'è il batterio, c'è il microbo. Scitupan. Prima no, come si fa? Soffia. Dai il bacio. Un bacio. Questo dice mia madre. Il pane è la faccia di Gesù.
pigliavo un pane e non potevo entrare tutto come. Che sei tu? E invece adesso, Tino, è cambiato tutto. Ti ma, si... È vero o non è ma vero? Sì, vabbè, trova... ma troviamo la situazione, la viviamo, come ci adeguiamo a qualsiasi cosa. Ci adegueremo anche ai cambiamenti. E la storia dell'uomo parte da lontano, che si viveva in ma maniera ci si può adeguare diversa. Alla braciola con lo stecchino? No! E capi quello, voglio sapere. È chiaro, è lo non stecchino. Puoi adeguare. La cito la braciola. Invece è una pugnalata. Cuffi la mangi due volte. Prima la braciola e poi... Tino, queste sono le cose belle, certo. Tino, queste sono. Iscrivetevi al quinto potere. Anch'io sono iscritto. Anch'io sono iscritta. E se non sarete iscritti vi iscriverete. E se non sarete iscritti vi iscriverete. Dobbiamo arrivare a 100.000. Dobbiamo arrivare a 100.000. Solo nella Conca Barese. L'ultima cosa. Solo nella Conca Barese. Solo nella Conca Barese. Come ti chiami? Grazie. Grazie per aver chiesto di iscriversi a Quinto Potere. Comunque la fava è buona, non dà retta. Che è col tuo marito? No, e chi il marito è? Deve arrivare ancora. Deve arrivare. Siamo al momento clou, Tino. Tocca a me accendere il grande falò di San Giuseppe. Tino, 3, 2, 1. Maestro, siamo sicuri che questo non esplode? Ma quando recentemente lo sai, ma no? Ma quando mai? Noi non siamo mica nati ieri. Solo legna da ardere, no porte, finestre, no, non ce ne sono. Vernici. Potete osservare benissimo. Frutto del lavoro agricolo quello è. Potature, no? Roba di quel tipo là. Quella è tutta legna da ardere. E guarda che fuoco. Originale senza puzze. Originale senza puzze, anche perché il fuoco è vita, no? Molta vita, di là nasce tutto. Tutto, il caldo lo sai che fa bene alla, alla che salute fa... e alla piante pure, che le piante. Ma la brace l'abbiamo fatta? E troppe persone siamo stasera, dobbiamo fare di sparto. Vabbè, una cosa per noi, andiamo dietro. Andiamo maestro, vieni maestro, andiamo via. La brace, così giusto due capi di salsiccia, una bistecchina, eh? Non è il momento stasera, perché? Come no, dai, andiamo insieme, prendi una piccola cosa.